chiedo scusa, anche se domani mattina votiamo la mozione di sfiducia, Marina Ciancia resta tranquillamente al suo posto, perché non decidiamo noi come consiglieri comunali chi sfiduciare o chi no. Quindi il nostro è un mero indirizzo di tipo politico, questo no, per chiarezza. Punto 2, non stiamo votando una persona come facciamo di solito quando vediamo revisore dei conti piuttosto che altri, e si vede una votazione a scrutinio segreto, quindi la votazione a scrutinio segreto non è prevista per questo tipo di votazione per mozione, quindi la votazione di, tranquillamente può essere fatta in palese. E io non ravviso i motivi di chiusura al pubblico, perché non mi sembra che si parli di cose di rilevanza così delicata come è successo in altri casi per la chiusura a porte chiuse. Credo che sia una questione anche di trasparenza. Prego Cirini. Volevo dire per correttezza generale che tutte le volte che sono state fatte le mozioni di sfiducia sugli assessori sono state fatte sempre con voto segreto. Tutte, Io ne ho avute tre. Consigliere Cirini, segreto. Il regolamento dice quando si fa una delibera su una persona è il voto segreto. Guarda, controllate, io mi sembra di non ravvisare. Io credo che a porte chiuse non mi io credo che a tutela di un a tutela dell'assessore che viene, cioè ben conto che parliamo di figure terze del consiglio comunale, ma a tutela dell'assessore chiudere le porte mi sembrerebbe veramente che ci stiamo parlando addosso. Quindi per quanto mi riguarda il consiglio comunale si svolge a porte aperte. Sulla votazione vediamo di fugare ogni dubbio dal regolamento. Prego consigliere Gresci. Grazie Presidente. Allora, veniamo oggi a discutere quella che è una mozione di sfiducia che è stata condivisa da parte dell'opposizione nei confronti dell'assessore al bilancio e alle risorse Marinella Ciarcia. Noi riteniamo una manifesta incompatibilità derivante da un conflitto di interesse, quindi la motivazione per cui chiediamo con questa mozione di sfiducia di impegnare il sindaco a rimuovere le deleghe all'assessore è praticamente legata a questa manifesta incompatibilità e conflitto di interessi. Legata a che cosa? Per capire le motivazioni della mozione bisogna tornare indietro e soprattutto diciamo ad una relazione del commissario Bareato, dottor Massimo Bareato, riguardo la situazione fallimentale della gestione della vecchia Volsca. Ora ci sono dei punti che vanno analizzati bene, che sono essenzialmente legati a che cosa? Alla prima pagina, in cui si recita che le violazioni sopra indicate hanno determinato un pregiudizio sul patrimonio sociale non inferiore all'importo di 10 milioni di euro. Quindi già qui il dottor Bareato, che è stato incaricato dal comune, ricordo questo, è stato incaricato dal comune stesso, ha praticamente stabilito che c'è un pregiudizio sul patrimonio sociale della vecchia Rosca di 10 milioni di euro. Che cosa succede? Andando a continuare a leggere questa relazione di insomma una decina di pagine, recita la pagina numero 6 che alla luce di quanto sopra è comunque opportuno avviare l'azione a tutela della società mediante procedura di responsabilità contabile della Corte dei Conti mediante canali noti ai comuni. Che succede? Passa un bel po', perché comunque da quando è stata notificata e redatta questa relazione c'è stato comunque un lasso di tempo di ben 5 mesi prima che sia successo qualcosa nel nostro comune. Sono state formulate in merito anche svariate interrogazioni, interpellanze al sindaco. A me stamattina è arrivata comunque una nota del segretario generale che non ho capito, nel senso la dovrò studiare bene, la dovrò far vedere a qualcuno, perché lei risponde con delle risposte di altri, sì, di Bareato. Io ho chiesto al comune e a lei quali erano le azioni intraprese, quindi la dovrò far vedere a qualcuno perché non mi è chiaro neanche questo passaggio. Comunque torniamo a noi. Che succede? In data 19 gennaio 2015 c'è una delibera numero 12
e finalmente qui l'amministrazione si riunisce, la giunta si riunisce e che cosa fa? Adotta una responsabilità contabile presso la Procura regionale della Corte dei Conti. Per che cosa? Per tutto quello che è successo nella gestione che va nella Vosca Ambiente S.p.A. dagli anni 2006 al 2009. Che succede? Che la dottoressa Mariana Ciarcia, proprio in quegli anni, rivestiva la carica del presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. E la situazione di imbarazzo totale che si è venuta a creare lo dimostra il fatto che la dottoressa Mariana Ciarcia alle ore 13.30 della giunta è uscita, quindi neanche ha votato questo procedimento, perché significava andare a votare un qualche cosa contro di lei. Mi sembra abbastanza chiaro già da questo passaggio che è una situazione abbastanza imbarazzante. Quindi per queste motivazioni che hanno portato anche la sinistra per Velletri, con una conferenza stampa che è stata fatta, in cui ha praticamente preso la decisione irrevocabile di uscire dalla maggioranza per questi motivi, quindi l'azione che noi stiamo facendo è condivisa anche dal gruppo politico della sinistra per Velletri, che è stato il primo in assoluto ad uscire sui giornali ed a prendere una posizione molto chiara, molto netta nei confronti dell'assessore e nei confronti di tutto quello che era successo. Questo purtroppo mi riporta a quello che è successo in uno dei primi consigli comunali, adesso non ricordo bene se il primo o il secondo, quando nel suo intervento allora Salvatore Ladaga diceva alcune cose che io forse ho anche mal interpretato all'inizio, perché non avevo capito il senso di tutto quello che stava succedendo e che sarebbe successo. Molto probabilmente lui, che è molto più lungimirante e ha una memoria storica diversa dalla mia, sapeva già che si sarebbe arrivato a questa conclusione, a questo epilogo. Proprio per questo motivo sono io a esporre questa mozione, sono io a riconoscere che alcune cose che ho detto e fatto precedentemente, e devo riconoscere che erano già state enunciate da qualcun altro. E proprio per questo motivo sono io che chiedo ed espongo il Consiglio Comunale a prendere una posizione decisa nei confronti comunque di una persona, di un professionista che conosco personalmente, anche insomma nelle persone familiari più vicini a lei, però non per questo io mi sono tirato indietro assolutamente nell'esporre quello che è un problema politico di fondo. Noi dobbiamo andare a capire e dobbiamo cercare di capire che purtroppo c'è una situazione palese in cui il sindaco stesso e la giunta comunale ha intrapreso un'azione contabile nei confronti della gestione vecchia della Vosca. Chi doveva controllare, cioè il collegio di revisione dei conti, era presieduto dalla dottoressa stessa, che attualmente che svolge il ruolo di assessore al bilancio e di gestione del patrimonio del comune di Velletri. E quindi mi sembra abbastanza chiaro, mi sembra abbastanza palese che questo cozza nei confronti di un qualche cosa di grave che è successo nella gestione precedente della partecipata. Ci sarebbe da dire altro soprattutto riguardo a tutte le azioni che il comune di Velletri deve intraprendere in seguito a tutto quello che è successo, perché noi si parlava di un rischio di prescrizione. Io avevo fatto delle domande, un'interpellanza al sindaco o un'interrogazione diretta al segretario generale da svariati mesi, però ancora ad oggi non ho capito qual è stata l'azione diretta che è seguita alla delibera di giunta dal numero 12 del gennaio del 2015. Gradirei che qualcuno me lo spiegasse. Che cosa ha fatto il segretario generale, che cosa ha fatto il sindaco, che cosa ha fatto l'amministrazione comunale, perché se no è solamente un rimpallarsi tra Bareato e il comune di Velletri, e qua nessuno va al dunque. Quindi con questa mozione io espongo quelle che sono le nostre posizioni. Una posizione chiara, netta, di trasparenza e di impegno che tutti noi dobbiamo chiedere al sindaco, affinché proprio per questa condizione, per questo conflitto di interesse, manifesta incompatibilità legato
a quello che è successo con la gestione vecchia, possa revocare le deleghe all'assessore Ciarcia. Non penso debba aggiungere altro, io sono arrivato comunque a sfruttare tutto il tempo necessario, ma penso sia stato abbastanza chiaro, quindi immagino che comunque ognuno di voi consiglieri abbia letto attentamente la relazione del dottor Massimo Bareato, che è una relazione abbastanza grave perché si parla di un ammanco di 10 milioni di euro, quindi di un danno erariale molto 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 importante. E abbia letto molto attentamente sia le interrogazioni e le interpellanze che ho fatto precedentemente, sia soprattutto il testo e il razionale di questa mozione che ho esposto. Grazie a tutti. Grazie consigliere Greci, abbiamo ricontrollato, non ci sono i presupposti per il voto segreto, questo è evidente, perché parla di votazione su persone, noi non stiamo votando per la Ciarcia, noi stiamo votando un'indicazione dal sindaco di rimuovere un assessore, quindi non ci sono i presupposti per il voto segreto, ma insomma mi sembrava che rientrasse in quella casistica. È stato detto che precedentemente invece si era adottata una procedura diversa, visto che sono nuovo. Da quando io sono presidente del Consiglio Comunale lo abbiamo adottato a porte chiuse una sola volta, riguardando un esterno del Consiglio Comunale, ricordate bene, quindi rientrava nella casistica del Consiglio Comunale chiuso, a porte chiuse, e abbiamo, abbiamo prodotto il voto diciamo a scrutinio segreto soltanto per votazioni che riguardassero le elezioni del CAL e di altre elezioni a cui eravamo chiamati come consiglieri comunali, e quindi questa è una mozione canonica, non è un voto su una persona. Quindi procediamo alla verifica alla prenotazione degli interventi, ma credo che sia anche migliore, almeno credo che sia meglio, ci confrontiamo palesemente con i cittadini su questa discussione. Cerini, Pennacchi, 30, chiudiamo. Sì, qua risulta Cerini, Pennacchi, 30, Pontecorvi, Pontecorvi poi vediamo come inserirlo, se volete lo possiamo anche ascoltare prima degli interventi o a termine degli interventi, questo decidiamo noi, Dal Borgo, Di Luzio, Greci, Fiocco, La Daga, questi sono tutti gli iscritti. Questo io direi di ascoltare subito l'assessore Pontecorvi, grazie. Va bene, mi tocca così intervenire su questo argomento in assenza del sindaco e ovviamente con le... non a fatica, io non intervengo mai a fatica. Ecco, quello che volevo dire... fatica vostra perché mi dovete sorbire per qualche minuto, vabbè. Diciamo che su questo argomento sul quale sono chiamato a intervenire ho cercato appunto di raccogliere anche le informazioni che io vi prego di considerare informazioni che derivano da fatti concreti e non dal processo politico di linciaggio, questo o quant'altro uno ci vuole mettere. Allora, è vero, esiste un problema della bosca ambiente che non è iniziato oggi, ma è iniziato negli anni, a fine anni 2008-2009, e l'amministrazione comunale è sempre stata vigile su questo argomento, tant'è che, d'accordo anche con gli altri comuni, perché non dimentichiamo anche gli altri comuni, per cui le cose si fanno insieme a tutti. Io qui leggo da una relazione, che poi è la stessa relazione a cui faceva riferimento il consigliere Greci, l'assemblea dei soci in data 24 ottobre 2012 ha conferito l'incarico al commissario di liquidatore di procedere
ad un'attenta analisi per valutare i profili di responsabilità in capo all'organo amministrativo della società. Quindi quando si dice il Comune di Velletri aveva fatto, è l'assemblea dei soci di cui faceva parte il Comune di Velletri, quindi tutti insieme hanno preso una decisione. Il commissario liquidatore gli è stato dato appunto anche l'incarico di verificare la bontà dell'operato degli organi amministrativi, ma non solo. Qui parla di organi amministrativi, però leggendo la relazione e leggendo appunto i livelli di responsabilità chiamati in causa dal commissario, si parla anche di responsabilità dei sindaci, si parla anche di responsabilità addirittura, vabbè, quindi dell'amministratore delegato e così via, e fa tutta una serie di argomentazioni giuste nell'ottica di quello che scrive il commissario, ma comunque rimangono sempre giudizi in capo al commissario, che ovviamente dà anche dei suggerimenti alla parte, diciamo così, dell'assemblea dei soci, che, come voi sapete, è composta anche dal Comune di Velletri. Io adesso mi trovo in difficoltà obiettivamente a dire la lettera, cioè la relazione di ottobre, se ne è parlata a gennaio. Io non lo so che cosa può essere successo, ma me lo posso immaginare, una relazione di questo tipo, nel momento in cui io la leggo, quando quantomeno dico che è successo, che c'è, l'approfondiamo, la vediamo. Comunque, il fatto importante è che il Comune di Velletri, in data 19/1/2015, quindi anche in tempo debito, ecco, considerate l'argomento, considerato il periodo di fine anno e così via, tutto sommato non lo ritengo nemmeno tanto oltre certi tempi. Ebbene, in quella data la giunta comunale ha affidato, cioè ha dato mandato, perché io leggo qui, delibera di dare mandato al commissario liquidatore di avviare l'azione presso la procura della Corte dei Conti, volta all'accertamento di eventuali responsabilità contabili in capo agli organi sociali della Bosca Ambiente in carica dal 2006 al 2009. Beh, io dico, questo era l'atto che il Comune di Velletri, ovviamente anche d'accordo con gli altri comuni, perché questa cosa interessava un po' tutti i comuni, e quindi, perché non è che si fa riferimento solo all'assessore Ciarcia, cioè si fa riferimento all'amministratore delegato, ai componenti dei consigli sindacali e così via. Credo che quello che doveva fare l'amministrazione in perfetta trasparenza e con l'intento di chiarire effettivamente le cose, dico, si è messa sicuramente nelle condizioni migliori per ottenere questo obiettivo. Ma al di là di questo, l'amministrazione non credo che si può mettere a tavolino e decidere che le cose sono giuste o non sono giuste. C'è l'organo contabile che accerterà nel momento in cui verrà attivata l'azione, che tra l'altro, scusa segretario, mi dai quella lettera che è venuta del 7, sì, l'ultima assemblea. Tra l'altro, sempre lo stesso presidente che ha fatto la relazione, in data, che data era questa? Luglio, sì, il 7 luglio del 2015, quindi successivamente alla relazione che aveva scritto, ci dice che sospende l'azione da fare verso, cioè l'azione di cui aveva ricevuto l'incarico, la sospende. Perché io leggo qui in questo verbale di consiglio di assemblea, perché questo è un verbale di assemblea, in merito all'azione di responsabilità già deliberata di competenza della Corte dei Conti, il Presidente comunica che essendo venuto meno l'interesse della procedura di concordato, non beneficiario del danno eventuale,
sarebbe opportuno, nella tutela dei creditori, di predisporre la stessa all'esito del giudizio pendente al diniego dell'ammissione del credito al passivo della gestione commissariale del Comune di Velletri. L'Assemblea approva. Allora, già diciamo il testo che credo che ci vuole proprio un bel fegato per capirlo tutto, però la cosa che si capisce è che in attesa che si chiarisca un certo giudizio che è pendente presso la magistratura ordinaria, che per ammettere o meno al passivo del Comune di Velletri i crediti, eventualmente poi qualcuno mi correggerà se sbaglio, i crediti che la vostra ambiente vantava nei confronti del Comune, dice, per non pregiudicare, non so in che modo, eventuali danni per la vostra ambiente SPA in liquidazione, dice, sospendiamo al momento l'attivazione del processo di responsabilità contabile nei confronti degli amministratori. Questo è scritto qua. Ma adesso io ho detto queste cose anche per far capire la complessità della materia, perché se qualcuno mi dice è stata fatta una consulenza di 1000 euro per Tizio e Caio, quella consulenza non si doveva fare. Ma io non so nemmeno di che consulenza si tratta, però siccome sono sempre in buona fede, è probabile che quella consulenza si riferisca a qualche lavoro, che ne so, di software, di aggiornamento di archivi, che quindi allora questo per dire che noi siamo sempre attenti affinché le cose si svolgano nei giusti modi e secondo i tempi che poi vengono richiesti dalle cose. Noi oggi abbiamo solo una notizia di una persona che è il commissario e quindi va considerato, che dice certe cose. Però chi poi le attesterà queste cose sarà il procedimento della magistratura contabile. Quindi nel momento in cui si attiverà questo procedimento, state tranquilli, il Comune sarà attento a capire in che modo si muove, diciamo così, il procedimento, e se sarà il caso per cui si potrà creare in quei frangenti contrasto di interessi, un conflitto di interessi con l'assessore al bilancio, che tra l'altro diciamo che stiamo parlando di cose che sono distanti 5 anni rispetto a oggi, allora in quel caso verrà presa l'opportuna decisione, sicuramente negli interessi dell'amministrazione, negli interessi della società Bosca Ambiente e negli interessi anche della città di Velletri, che ovviamente su questo argomento deve essere vigile in presenza eventuale di responsabilità. Dico, noi condanniamo le persone solo quando verranno giudicate con sentenza di secondo grado passata in giudicato. Dico, qui siamo solo di fronte a una relazione. Beh, se permettete, visto che non viene dimostrato niente, viene solo detto, nemmeno spiegato, che cos'è e che non è, mi pare giusto in questo momento attendere informazioni migliori e più congrue fatte da organi che sono abilitati per fare queste cose. Grazie. Grazie Vice Sindaco per il contributo. Iniziamo il dibattito. La parola al consigliere Cerini. Sì, Presidente. Io, dopo quello che ha detto il Vice Sindaco, cioè probabilmente non capisco nemmeno perché sto qua. Perché se non ho capito bene, se è stata attivata un'azione alla Corte dei Conti, il Comune fa la delibera e dice al commissario procedi,
quelli si riuniscono e dicono non facciamo niente. Di che stiamo a parlare? L'assemblea ha detto. Caro vice sindaco, io credo che se volete risolvere il problema, se lo volete risolvere, vi dovete rimangiare la delibera, dovete sospendere pure la delibera perché la Mosca l'ha sospesa, perché qua c'è una delibera di uno dei soci che dice di fare la cosa. Quindi io vi chiedo, anche per correttezza nei confronti dell'assessore, perché se cioè, abbiamo fatto sto altarino e non ci avete detto queste cose, cioè qua non ci dovevamo proprio venire arrivare a sto punto a mettere alla berlina all'assessore, quando quelli sicuramente hanno capito che i problemi ci stavano, perché uno non è che sospende le cose così. Quindi se ha sospeso loro perché dice non c'è sta sta cosa, è chiaro che è vero quello che dice l'assessore, che dobbiamo aspettare le sentenze, ma non c'era problema di mettere alla berlina dell'assessore, che invece con quella delibera probabilmente l'aspetto politico non era molto semplice come si vuol far passare, perché è un aspetto politico e di modo di fare. Perché vede, io mi sono distinto un attimino del dibattito e delle cose, perché io ho detto anche all'assessore, perché se era vera quell'azione, che non è vera più, quindi vi invito la giunta a sospendere quella delibera per far recepire il verbale da Mosca, perché se si fermano loro voi siete fermi e quindi levatela sta delibera, perché non eravamo a conoscenza. Perché se a me me lo dicevate prima che c'era questa, io chiedevo immediatamente la sospensione di questo procedimento, che non ha più senso di essere. Perché il discorso è, come a suo tempo Cesaroni nei miei confronti, diceva Aristide, dopo che ho contribuito a vincere le elezioni, diceva Aristide non ci servono più. Io mica ho aspettato le prossime elezioni, io mi sono dimesso subito. E che mi metto a fare? Mi metto insieme a te quando io so che fra 6-7 mesi io non sto più nella maggioranza. Mi sono dimesso il giorno dopo. Se io non sono più utile a farti vincere, hai avuto, grazie ai miei voti, la vittoria al primo turno, va bene, nel 97 e successivamente, no, e poi siccome si vede che volevano passo, piglia tutto, e le liste civiche non servivano più perché dove era la torta era tutta di uno e non del setto di tanti, da amministrare, però figuriamoci che torta, o sapete benissimo quello che significa amministrare, c'è sta niente, più di niente. Mi stava dicendo il consigliere, io almeno mi sono accorto, che mi pare che da giugno dell'anno scorso i consiglieri nemmeno vengono erogati i gettoni di presenza. Boh, non so se è vero o non è vero, ma ha detto consigliere io non vado a vedere, cioè ecco quello che è il nostro ruolo dentro a questo ente. Pensa un po', ce l'hanno a spendere migliaia di euro per essere eletti, pensa un po' che siamo bravi, siamo qua per mettere alla berlina l'assessore, discuterci, magari parlarci anche cose, perché vede presidente il voto è segreto. Infatti io non, se andavo avanti io uscivo, perché il voto deve essere libero. Nel momento stesso che io dico no o sì nei confronti di una procedura che fa male a una persona, quella persona si crea automaticamente o un piacere, o una cortesia, o un senso positivo, oppure un qualche cosa che comunque va contro. È per questo motivo che il voto è segreto, è stato sempre segreto, perché va comunque a incidere sulla qualità di una persona. Io voto a favore e assessore è contento, io voto contrario, magari a prima occasione se mi serve una cosa mi ammazza perché ho votato contro di lei. È questo, invece che il voto segreto questo viene eliminato. Nessuno sa qual è stata la espressione del singolo consigliere, che deve essere libero e segreto. Così non è libero il voto quando si fa. A me, io l'ho chiesto perché, sapete perché sono così? Perché quando me l'hanno fatto tre volte sta agli atti, c'è stata la richiesta del voto palese e è stato detto che non si poteva fare al presidente, perché il voto deve essere libero. Perché anche se nella maggioranza c'è qualcuno che avanza diversamente, è libero di dire votare sì o no liberamente. Quindi, ma questa è un'altra cosa, io sarei uscito, però arrivato a questo punto io chiedo proprio che venga stralciata tutta la posizione, che non si apre neanche il dibattito, chiedo al presidente, perché non si può fare, perché cadono le motivazioni per cui è stato fatto il consiglio. Ci avete messo in condizioni di fare, io lo so, neanche, cioè, ma non ci stanno più. Aspetteremo le sentenze, caro. Però se qualcuno ce lo diceva, caro presidente, noi oggi non stavamo qua a fare figura di cattivi o dell'opposizione che voleva fare i dispettucci. Cioè io mi sento anche un po', io mi sento, a parte il fatto che io ho detto, io quelle personali mi sono spiegato difficile perché me l'hanno fatte tante, quindi rimane. La mia posizione era un'altra e la voglio dire comunque, perché l'ho detto anche all'assessore, la mia posizione era questa, che se era vero quell'azione,
lei non è che le votate, l'incompatibilità riguardava la figura dell'assessore, cioè non è che qua uno decideva si farla decadere da assessore, ma erano le deleghe. Cioè lei poteva fare l'assessore alla cultura, poteva fare il vice sindaco, i parcheggi, personale, tutto meno che quello, perché se io ti dico che ti vengo a controllare che hai operato male e ho questa idea politica di controllare, ma anche perché ha detto la Rosca, che vuol dire? E perché la Rosca dice io vado a controllare, io che sono l'amministrazione devo decidere quello che fa la Rosca, tanto ha visto la Rosca che è stata brava sia al numero uno che al numero due. Poi il bello è che il numero 2 dice che la Rosca 1 è stata cattiva, ma se vincerà un'altra amministrazione dirà che la Rosca 2 ha fatto peggio della Rosca 1, perché qua non c'è mai la continuità di dire abbiamo fatto tutti bene, no, ognuno quando arriva dice che quello prima ha fatto male, ma lo vedete anche al governo, no? È per questo che ci ridono in faccia tutta l'Europa, perché tutti i governi delle altre nazioni non dicono che quelli che stanno prima erano cattivi, brutti e vanno avanti, noi invece facciamo altro che parlarci male e la gente ci odia, e quando andiamo in giro la gente dice datevi via, fa schifo, e ci hanno ragione, perché ci parliamo male. Quindi Presidente, io vorrei chiudere, io propongo di non aprire il dibattito perché viene meno la motivazione. Quindi poi i consiglieri vorranno parlare, quindi è chiaro che possono, devono parlare più della loro, però io propongo che il dibattito venga ritirato perché non c'è la causa, però purtroppo da una parte seppure un po' risentito, perché se io lo sapevo anche come consigliere potevo scrivere e dire fermiamo tutto, perché grazie consigliere Cerini. Dottoressa, guardi per favore, non mi faccia parlare 5 minuti che mi calmo un attimo, poi vado. Quindi io anzi cioè noi abbiamo fatto anche dei discorsi con l'assessore, io personalmente, come la pensavo, e lei comunque non mi ha detto. Stamattina. Ma oggi mi ha dato. Grazie consigliere, grazie. Comunque io, grazie. Cioè comunque io, anche se non ho... è chiaro il suo pensiero. Chiedo scusa all'assessore perché di questo procedimento, che se io lo sapevo mi facevo in quattro per fermarlo, insomma. Però anche l'assessore non lo sapeva. Grazie consigliere Pennacchi. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io diciamo che sortirò leggendo una parte della reazione di Bareato, visto che è il tema inerente quest'oggi, no? Visto che tante volte reputo che i tecnici che sono incaricati abbiano un senso quello che scrivono, e c'è anche un peso, soprattutto quando si vuole gestire l'ente. E il testo è il seguente. L'Assemblea dei Soci, in data 24 ottobre 2012, ha dato mandato alla scrivente di accertare eventuali responsabilità degli organi sociali per atti in danno alla società. Lo scrivente liquidatore, dopo attenta analisi, ha evidenziato due profili di responsabilità a capo dell'organo amministrativo della società. Primo punto, di aver tra l'altro occultato e omesso di rilevare l'intervenuta perdita del capitale sociale insieme alla società almeno a decorrere dal 31/12/2006, di aver omesso di adottare i provvedimenti richiesti dalla legge per tali ipotesi e di aver infine violato il conseguente obbligo di gestire la società al solo esclusivo fine della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Ai sindaci della Vosca Ambiente S.p.A. in carica nel medesimo periodo si imputa di aver violato gli obblighi inerenti alla loro carica e tra l'altro di aver anch'essi omesso di adempiere alle prescrizioni di legge per l'ipotesi di perdita del capitale sociale e comunque di essere venuti meno ai loro doveri di vigilanza e denuncia, assumendo in tal modo responsabilità solidale con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi. Le violazioni sovraindicate hanno determinato un pregiudizio sul patrimonio sociale non inferiore all'importo di 10 milioni di euro. Allora, io capisco che in questo momento siamo tutti un po' due secondi di attenzione, ma parlo lo stesso perché anche diciamo che questa cosa viene registrata e viene fatta vedere anche ai cittadini. Diciamo che questa relazione è abbastanza chiara, c'è poco da aggiungere. Nella mia vita non ho mai fatto battaglie personali, ho fatto soltanto battaglie politiche, e poiché ho fatto battaglie politiche, noi come gruppo politico siamo usciti sulla stampa non per fare demagogia
o per dire praticamente quattro scemenze. Siamo usciti perché era voluto che un pezzo scritto da un tecnico incaricato abbia un senso. Ecco. Poi non so cosa dice il collega Cirini, perché onestamente non l'ho seguito, devo essere forse ai miei limiti, non capisco bene l'italiano, anche se è una lingua che dovremmo capire un po' tutti quanti, però vabbè, sono il mio limite personale, purtroppo sono troppo ignorante. E quindi il discorso qual è? Quando si parla di incompatibilità non si fa un discorso buttato lì, si fa un discorso chiaro. Se delle persone che nel triennio che va dal 2006 al 2009 hanno ricoperto degli incarichi e queste persone possono subire un controllo legittimo, poi sicuramente saranno innocenti, io non metto in dubbio l'integrità morale di chi è coinvolto quest'oggi, ma per una questione di opportunità e di affrontare anche in maniera più libera, perché qui comunque si parla chiaro che chi fa il sindaco revisore si deve prendere le sue responsabilità nel bene e nel male. E questo è il discorso. Poi poteva essere chiunque. Questo è il ragionamento che ho fatto a chiunque nella mia vita politica. Quindi riteniamo che, come detto qualche mese fa, noi manteniamo la linea e voteremo a favore della sfiducia di Marilena Ciarcia. Ma non per fare soltanto una battaglia di testimonianza, per un discorso di coerenza, perché se io voto sui giornali, poi in questa sala consiglia non posso votare l'opposto. Tutto qui. Perché è un discorso di coerenza, ecco. Dopodiché, se ci sia stato uno sbaglio, chi ha sbagliato paga. Mi auguro che queste cose che ha scritto Bariato, se ne sia Borazio che sia anche sbagliato, deve continuare a fare una ricerca più approfondita, però mi sembra che una relazione di un certo senso, che abbia comunque avuto un certo spessore, non va buttata lì. E reputo a maggior ragione che ci sono stati anche degli atti, appunto, quando ci ho dovuto votare l'assessore di competenza è uscita, appunto. Questo quindi mi dimostra che in un certo qual modo anche lei ha capito di essere comunque parte lesa, oppure essere parte coinvolta sostanzialmente, e quindi riteniamo che le persone che hanno, potremmo dire, dei dipendenti sono legittimate a difendersi nelle sedi opportune. Grazie. Grazie consigliere Pennacchi. Consigliere Trenta Paolo. Grazie Presidente. Dunque, premesso che questo ovviamente non è un processo e che non vi sono, diciamo, credo, remore personali da parte di nessuno nei confronti dell'assessore. Ho sentito, non sono d'accordo con l'assessore Contecorvi sul fatto che la relazione sia solo una notizia, perché dietro quella notizia ci sono fatture, ci sono documenti. E l'incarico di assessore è un incarico fiduciario, quindi non stiamo andando a definire un illecito. E la porto anche su un altro concetto, sul concetto dell'opportunità che questa politica dovrebbe avere di rinnovarsi. Io ho fatto un escorso sul curriculum vitae dell'assessore e lei ha una grande carriera, una lunga carriera di opportunità politiche, che la vediamo consigliere comunale dal 97 al 99, poi la troviamo come presidente del CDA dell'azienda speciale dal 2001 al 2004, la troviamo presidente del collegio sindacale dell'azienda speciale e della Volsca Ambiente dal 2004 al 2007, sulla Volsca al 2008, successivamente poi la troviamo come consulente fiscale della società pubblica Alba Longa. Ora, in quegli anni, anche se lei poi è stata, diciamo, scagionata da un punto di vista, ricordiamo che l'azienda speciale fu tirata dentro per il problema del finanziamento anomalo dei 14 milioni, dove lei era presidente del collegio sindacale. Quindi, seppure nessuna condanna, se non ricordo, anzi fu risarcita, ma chiaramente il parere fu dichiarato, il parere del collegio sindacale fu dato con leggerezza. Stato negativo.
Nella condanna, nella sentenza c'è scritto con leggerezza parole di Fabio Gentili, avvocato difensore. E nel, invece, come nel collegio segnalare la Mosca, troviamo la Mosca che nel 2005 è sotto di 246.000 euro, nel 2008 la troviamo sotto di 363.000 euro, e poi ci troviamo la relazione di variato per questa manco di 10 milioni. Ora, è chiaro che non è responsabilità dell'assessore, ma è chiaro che qui dovrebbe rientrare anche il concetto di controllo analogo dell'ente, per cui le responsabilità su queste sono molteplici. Però, dal mio punto di vista, non vado a dire Alba Longa, che nel 2013 credo sia andata in liquidazione, quindi insomma diciamo che le aziende, tutte le aziende, ma questo è un problema delle aziende pubbliche, non hanno avuto fortuna. Però è un problema di opportunità, è un problema di opportunità politica. Quindi oggi ci ritroviamo in questo girone vizioso in cui non sappiamo, queste cose ce le troviamo costantemente, le abbiamo viste con vecchio direttore della Velletri Servizi, ex assessore al bilancio, cioè queste inopportunità politiche che in quest'aula continuano e proseguono e sono un rimasuglio della vecchia politica. Io ripeto, nulla contro l'assessore, ma ho firmato, ho dato il mio consenso su questa mozione proprio perché vorrei che si ponesse fine a questo sistema politico di gestione dei ruoli. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Dal Borgo. Grazie Presidente. Ma io credo che oggi sia un giorno, almeno per me, è un giorno veramente molto triste, perché l'ultima cosa che avrei voluto fare nella mia attività di consigliere è quella di venire qui per sfiduciare un assessore. La cosa ancora più triste è vedere che mancano le persone che avrebbero dovuto difendere l'assessore. Se lei si gira dietro, si guarda intorno e guarda verso i banchi della sua maggioranza, penso che avrà la mia stessa sensazione, cioè che chi manca avrebbe dovuto invece essere qui oggi e difenderla. Il compito del sindaco è quello di difendere i suoi assessori, al di là di qualunque impegno. Io credo che oggi sarebbe stato opportuno, parlo di opportunità. Io mi dispiace moltissimo questa situazione veramente incresciosa. Quello che vorrei dire, che poi mi ragguaglierò con il mio collega di Forza Italia, il consigliere Ladaga, prenderemo insieme una decisione su come procedere per questa votazione. Però la cosa triste è che probabilmente più che ad essere l'opposizione a sfiduciarla, assessore, in questo caso mi sembra che sia proprio la sua stessa maggioranza. Grazie. Diluzio. Presente, grazie Presidente. Sì, questo aspetto ha una valenza, secondo me, soprattutto politico. Ha un aspetto soprattutto politico, perché faccio consigliere dal 2013, ma vivo la vita politica di questa città da qualche anno. Ricordo i manifesti, le manifestazioni, il PD locale, guanti bianchi, bibaccioni, avanti tutta. Avete fatto tanti debiti. Beh, 10 milioni di euro di questi debiti, Vosca Ambiente, ce l'ha chi poi voi avete portato sulla barca del vincitore. Avete caricato sulla barca del vincitore un vice sindaco, Moretti, avete caricato tre assessori di centrodestra, Cugini, Andolfi, Di Lazzaro, una serie di consiglieri comunali, l'assessore Ciarcia, come ha detto il collega Trenta, ha fatto anche un po' più di politica negli anni, passando dalla fiamma allo scudo al pugno chiuso, parlando poi di altri che venivano dalla sezione di appunto di questo della Repubblica, in cui avevano appunto la fiamma come ideale e poi sono diventati compagni strada facendo. Quindi avete una responsabilità politica grossa, e se parlate di trasparenza e di coerenza. Ovviamente non lo dico io, ma voi
con i pareri, con quello che dicono gli organi comunali, non vi interessa. La rete dei servizi è l'esempio palese, quindi voi avete la scienza in mano, leggete i documenti come vi fa comodo, e quello che dice Barreato, che non ho nominato io, ma nel 2012 mi sembra che c'era sempre questa coalizione, e sono stupidaggini, sono sciocchezze. Qui dice cose gravissime il dottor Barreato: ci sono state consulenze di 2.500 euro al mese, 1.000 euro al mese, 2.000 euro al mese, 2.000 euro al mese, 1.300 euro al mese, non giustificate, che non hanno una valenza per il beneficio dell'azienda, non lo dico io mi leggo quello che dice, senza alcuna giustificazione e senza alcuna necessaria effettività, una serie di dirigenti in particolare fa tutto quanto l'elenco. Dice che i prezzi di queste situazioni, 10 milioni di euro, non corrispondono, sono di gran lunga superiori a quelli di mercato. Cioè, quindi voi avete fatto una campagna elettorale prima e dopo dicendo che quelli di prima hanno fatto i buffi da anni e voi vi caricate come nulla fosse 10 milioni di euro e dite che è tutto giusto. Anche quello che dice l'assessore Pontecorvi, con stima immensa per la persona, ma qui va andare immediatamente fatta una delibera, come l'avete fatta il 3 di febbraio, per annullare questa, perché senza quella delibera l'assemblea di soci non mi interessa quello che fa, perché il comune di Velletri, a tutela della sua attività e del suo patrimonio, ha deciso di fare di richiedere una relazione, un'attività alla Corte dei Conti, che faremo noi. Io lo annuncio adesso, la faremo noi, perché mi sembra veramente una cosa scandalosa quella che state cercando di coprire. Qui ci sono degli atti ufficiali che dicono che ci sono 10 milioni di euro di spese non dovute, che vanno a danno dell'azienda Volsca, che sono andate a danno della collettività tutta, di cui noi di questo comune siamo soci del 46-47%. Non possiamo liquidare una cosa così. Con la segretaria ci siamo visti giovedì, è vero, il dottor Barreato stranamente ha risposto lo stesso giovedì, è vero, ma noi l'abbiamo avuta oggi la cosa, quindi noi questa cosa qui, questo argomento, lo portiamo avanti dal 21 maggio 2015, dove chiediamo giustificativi, nulla, nulla di nulla. Dal punto di vista di tempi, non capisco come mai, e lo dice la nota del segretario, l'atto sia pervenuto ufficialmente l'8 di settembre, e come mai qua c'è il timbro 20 gennaio? Perché questo documento arrivato per PEC l'8 di settembre improvvisamente è stato prevolato il 20 gennaio? In altre volte, ricordo lo SPRAR, è arrivato la mattina per prevolato il giorno stesso, email. Qui la PEC certificata del dottor Barreato, quindi non uno qualunque, non un'email di un'azienda qualunque, arriva l'8 di settembre, protocollato il 20 gennaio. Qui qualcuno ci deve spiegare come mai è stato nei cassetti mesi e mesi. L'assessore ha detto fine anno, se a settembre finisce l'anno c'è qualcosa che manca a casa mia, perché l'anno finirà a dicembre. 8 settembre, lo dicono gli atti. Non vorrei che ci siano, che poi qualcosa possa cadere in prescrizione, perché il danno è ingente. Noi chiederemo, Presidente, e lo chiedo di mettere a voto, il voto segreto, perché come ha detto il collega Cevini l'altra cosa, essendo una cosa delicata, essendo una cosa su una persona, noi chiediamo il voto segreto, quindi poi lo deciderà l'Aula, ma la nostra posizione è netta per il voto segreto. Quindi attenderò il dibattito per capire l'indicazione di voto, come annunciare nel nostro voto, che ovviamente sarà a favore, perché noi comunque, se il Comune di Levi si interrompe, andremo noi alla Corte dei Conti a chiedere i danni, a chiedere di verificare i danni a danno, scusate il gioco di parole, del nostro ente. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Di Luccio. Consigliere Graci. Grazie Presidente. Io rimango basito, perché questa vicenda, mia cara dottoressa Segretario Generale, e mi riferisco a lei, va avanti da maggio. Glielo ricordo, ci siamo visti e sollecitati numerose volte. Quindi mi viene da pensare che forse tutto questo ambaradam che è successo c'è stato proprio perché qualcuno sta svolgendo una funzione di controllo bene, altrimenti forse non sarebbe successo nulla. Mi smentisca se è sbagliato quello che dico. Però Gianni Cerini c'ha ragione, noi abbiamo basato tutto l'articolato
della mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore in base a una delibera che dimostrava anche l'imbarazzo da parte dell'assessore, che è uscito, quindi non se l'è votata, e adesso, a distanza di non so quanto tempo, cominciano a uscire i pezzi di carta. Allora, io arrivo fino a un certo punto, perché nella vita mi sono dedicato sempre a altro, perché nella vita faccio altro e forse continuerò a fare altro e non farò più questo, però adesso ci sto. E quindi, visto che arrivo fino a un certo punto, andrò dalle persone che capiscono più di me e mi diranno quello che devo fare. Perché io trovo che sia imbarazzante quello che è successo. Lei stamattina, dopo 3 mesi che gli ho dato un pezzo di carta, me l'ha portato e smentisce tutto quello che è il castello della mozione di sfiducia fatta. Le ricordo, dottoressa, che si deve andare a vedere anche la delibera, la Corte Costituzionale, che cosa dice sul discorso delle partecipate e dell'assunzione senza bando di gara nei confronti di una persona che ha un incarico dirigenziale. Escono adesso le sentenze, quindi ho ancora quello che lei mi ha scritto 1 anno e mezzo fa riguardo l'assunzione diretta di Palmieri direttamente da CDA e non da una commissione esterna che era stata nominata. Dottore, lei è il motore centrale del comune, lei ci deve aiutare, non ci sta a aiutare così. Mi faccia capire che è successo, 135 giorni dopo è stata protocollata una cosa, ma chi doveva controllare? Chi è il capo del comune? Chi è l'organo deputato a fare in modo che le cose siano giuste e portate bene al comune? È lei, non sono io che faccio il consigliere di